Un altro portale condurrà al mondo da cui proviene Cadence o qualcosa o da qualche altra parte. Sarebbe meglio indagare. Ma che cacchio sta succedendo? Siamo tornati indietro? Siamo tornati indietro? O forse no? Fammi andare qua. Forse ho sbagliato ad entrare qua senza controllare, vero? Ma che è un altro dungeon? Fuori. Fuori con molta calma però, eh. Bellissimo. Ok, buono. Mi si stanno consumando. Vorrei recuperare la vita, sì. Questo comunque è sempre Cadence. Le canzoni. Non mi ricordo. Sai cosa mi vendi? Pala. Niente. Niente. In realtà volevo cercare di accumulare soldi per arrivare a 10.000. Perché pensavo che 10.000 mi dessero qualcosa. Tipo un achievement. Fuori, fuori. Mazzafrusto Ilia. Ah, non li ho presi tutti i potenziamenti, scusa. Frigge 2 punti di danno con effetto spintone. Un ampio raggio dei tuoi lati mentre procedi in avanti. Brutale ed efficace, quest'arma è usata solo dai più valorosi eroi di Ilia. Porca miseria, c'è un coso là. C'è un Lionel d'argento, cos'è? Dammi la spadone. Ok. Non ok. C'ero quasi però, dai. La tattica non era sbagliata. Olè. Non ho capito il Lionel lì che cacchio di colore era. Allora. Me ne vado. Posso andarmene? No, cioè, spoiler, no. Giù. Ah beh, è vero, perché poi sono entrato qua senza che ci fosse le scale per ritornare. Effettivamente. Sentila! Maledetti. Naghinata di Impa. Ma questi non è che sono tipo degli oggetti, quei famosi oggetti particolari che mi dicevano all'inizio. Tipo, trova gli oggetti. No, c'ho la naghina. La naga cosa lì. Non la voglio. Però senti la musica. Oh, avvelena, sta roba. Ma non la voglio. E dammi la mia spadona. Ciao. Che arrivo subito da lei, eh. Un attimo solo. Non capire che cacchio sono. Ci sono dei nemici particolari. Anche tipo questi qua. Sì, ma non fa un cacchio di danno. Cioè, avvelena, ok, ma non fa niente di danno. Io non voglio che non faccia danni. Ci metto 6 ore a uccidere uno. E dai. Chiave, elettro, scavo. No, non mi serve. Vai, esplodi. Mappa, buono. E poi in realtà mi sa che non serve neanche uccidere quelli. Devo uccidere quell'altro nemico però. Nope. Dove va? Dove va il robo? Devo calcolare.
Non era lui? Lui? Che diamanti ci sono? Vai. Ho l'ultima bomba. Niente, non era neanche lui. Non so come uccidere quelle mani. Più che altro spero che non sia un nemico anche lei. Allora, dammi la mia spada. E prendo ruba salute. Impossibile diffondere. Non mi dai i cuori però lei. Ah, niente, non diffondo. Ok. Scusi. Ehi. Salve. Ok. Via. Te pensi di salvarti? Nope. Ma ha sbloccato qualcosa? Non credo. Non mi ha dato neanche una chiave. Una pozione, penso ci voglia ben altro per fermarci. Pensare a Ganon a concerti per le feste. È cattiva questa? È cattiva. Chiaro. Dove cacchio sono i nemici? Ci sono altri nemici, raga. Ah, eccoli. Forza. Forza un cacchio, piano. Uno. Due. Tre. No, tre. Oh. No. Piano, 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 piano. Piano, buono, con calma. Dov'era l'uscita? Qua. E te fatti i cacchi tuoi, che devo dirti? Maledizione, non ci sto capendo niente. Nel senso che sono. È tutto complicato. Cioè, sono tornato indietro, ho fatto un altro dungeon. Allora. Non ho bombe, raga, eh. È un problema. Questo è impazzito. Vedi che c'è i boblin viola. Cioè, per carità, sono sempre gli stessi nemici, eh. Però sono più forme, aia. Non mi serve niente che non ci sento più. Oh shit. Bene, con calma. Quanti cacchio di distanze ci sono? Via, fuori. Fragarak. Capacità di perforazione. Colpisce nelle tre caselle vicine di fronte a te. Quindi fa. Ok. Spada leggendaria di cui, la cui lama si dice inarrestabile. Capace di tagliare qualsiasi cosa si trovi davanti. Danno più uno. La posa degli stivali. Quasi quasi. Fuori. Sì, fa il raggio ampio. Ho buttato gli stivali, vabbè. Eccolo, come lo prendo? Oh, pesce, no, eh. Poi. Bisogna di un cuore, raga. Ok. Ma ho ucciso un pinguino, raga, ma ho ucciso un pinguino. Ho perso tutto per colpo di un pinguino? Seriamente? Ho perso tutto per colpo di un pinguino. Dove cacchio sono? Dove cacchio sono? Pozioni, vai, dai, dai, 4 diamanti, basta.
Vai, vai, tre. Ok. E mo? Questa è colpa della spada, comunque, maledizione. Oh, bella però. Bella, cacchio, posso colpire così? Ah, perché c'è danni perforanti, forse. Dammi questo. Forse per i danni perforanti posso colpire dietro la... dietro il corpo. Che è buono. Qua c'è qualcuno di nascosto? No. Non ho capito però dove sono finito. Fuori. Fuori. Ecco. Dove vai? Via, via, aria. Aria. Non ci penso io. Forza, via. Via. Questo non riesco a ucciderli. Mi dai delle bombe? Mi servirebbero delle bombe. Senti, è partito anche lui. Sei casato? Non ho bombe, raga. Ah no, ce li ho. C'ho quattro bombe. Ok. Sì. C'è qualcun altro in giro? Che non è un boss. Non credo. Non era lui? Bellissime queste canzoni, porca vacca. È sono bellissime davvero. Eccolo. Oh. Maledetti schifosi, mi hanno tolto gli stivali. I miei cacchi di stivali. Antighiaccio e peso. Dammi qui. Porca vacca, sono povero. Che fastidio. Un pinguino. C'è neanche a dire un boss. Un pinguino. Fuori, fuori. Non frega più niente. Ammazzo tutti. Tutti. Vedi altre bombe però. Se provo a tirare una roccia? No, vero? Non funziona. No. Stupide mani. Ok. Non ok. E neanche il tempo di prenderla comunque. Tieni il ritmo, tieni il ritmo, calma. Buoni. Ok. Sì, quella là la lascio in vita, che me ne frega. Volevo capire... Ah no, ma quelle... Mi sa che sulla mappa lì... Ci sono dei... Dei simboli rossi che dovrebbero essere questi, mi sa. Quindi vuol dire che ce n'è uno anche qua. Cos'è? Con calma. Qua succede un casino. No, forse no. Si è ribloccato. E mi viene di bello. Un cacchio. Forse anche quelli contano come nemici, no? Ah, lui. L'infamello. Quelli sono gli alberi mezzi morti. Ah, eccolo dove era. Ok, quindi teoricamente così è concluso, no? Possiamo andare. Stupido pinguino.
Signore dei cuori? Ho usato una pozione, mi sa. E vabbè. Sconfiggi il mini boss. Ah, oh, oh, oh. Vabbè, c'era Link Umbra ancora. L'avevano già battuto, tra l'altro. Ok, grazie. Sai che dovete prepararvi, raga, perché queste canzoni le sentirete spesso qua. Perché sinceramente io credo di essermi incantato a sentirle. Maledetto. Sì, sì, scappa, scappa, è nato. Non hai capito. Buono. Allora, ci dovrebbe essere uno scrigno qua, che è quello. Ce l'avevano già stati qua? Se non sbaglio ce l'avevano già stati qua, raga. O no? Qua c'è un'altra fatta oscura. Posso provare a infondere? No. Scusa, quel pezzo lì me lo ricordo io comunque. Spingi i proiettili. No. Niente. Posso andare di qua. Ok. Buoni. Fuori. Niente. Niente neanche loro. Io le ucciderei queste qua, ma non posso, ste maledette fate. Non me le fa toccare. C'è uno scrigno qua. Easy. Boom. Però la fiammella la che gira non capisco. No, aspetta, la mazza ferrata no però, eh. Ecco, no, ridami l'arma. Che è buona. E per carità, se butta giù i nemici così. Uno per le bombe. Cioè fa meno danni ma colpisce anche dietro, è buono. Non so se la preferisco al possibile colpo che potevo far prima, che faceva più danni. Calmo, calmo, pensa. Ragiona. Ho dato una pozione? Sì, ma non posso buttare pozioni così a casa, eh. Bisogno di... del mio colpo. Oh, là ci sono le cose. Le bombe. Buoni. Ah. Non mi vedo più, raga. Guarda qua. Beh. È un po' più forte, effettivamente. Un pelino più forte. Contro quelli almeno. Con la gente viva. Io vorrei uccidere tutti. Perché così posso muovermi liberalmente almeno. Dai, fuori. Fuori. Spada dei Kokiri. Ma posso sapere quante cose sto trovando? Quello? Dai. Non era lui. Più che altro vorrei pulire anche gli scrigni che ci sono. Che con la bussola a quanto pare si vedono. Cioè è un po' inutile perché sono scrigni che non servono alla fine. Però
Se possiamo prenderli. Ok. Cacchio di nemici ci sono. Basta. Fuori. 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 Oh. Oh. Ok. Sbagliato. Ok. Ok. Posso andarmene? Anche con più tranquillità. Ok. Questo quindi è il castello di Hyrule. Di Hyrule con il devasto. Perché c'è il devasto? Dove cacchio è ambientato sto gioco, raga? Io non riesco a capire. Da qualche parte è ambientato. Poi farò un po' di ricariche qua, va là. Grazie, mi ha dato un cacchio. Voglio capire dove è ambientato sto gioco, perché non capisco. Da qua posso andare su, no? Quello è buono. Eccolo. Un genio. Frecce che non uso. Allora. Devo salire lì. È vero, è il bastone, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Perché a me lì manca mezzo blocco. Ma se io faccio così. E così. Easy. Super pala di Eli. Usata solo da... Non è cadence, scusa. Infliggi 2 punti di danno in un attacco per scavare allo stesso tempo. Non mi interessa. Tempo proprietario di una di un leggendario guerriero di nome Eli. Perfetta per un becchino volenteroso. Ok. Ma per caso c'entra con Cadence of Hyrule? Scusa, con Necrodancer? Può essere lo stesso che c'era in Necrodancer, il personaggio magari principale di Necrodancer. Se vado qua, dove vado? Dalla vecchia. E quasi quasi. Ho usate 2 tra l'altro. Sono un deficiente. Sono un deficiente. Allora, aspetta, calmo, calmo. Entra qua. Non fare altri danni. È morto? Guarda, non so se godere perché è morto. Ah, da solo non posso sconfiggerlo. Va bene, ok. Allora, intanto se devi sconfiggere Ganondorf. A parte che sto morendo io. Lasciamo perdere. Posso avere un attimo. Ridami lo spadone. Oh, è il classico. Link, siamo qui per aiutarti a porre fine a questa storia. Ok. Siete stati gentili a portarmi i pezzi della Triforza che mi mancavano. Classica frase che direbbe, ovviamente. Avrete anche superato gli scagnozzi di quello smidollato di Ottavo. Ma ora assaggerete il potere che ha messo in ginocchio Hyrule. Buono. Canon. È classico, è blu. Non ho mai capito perché è blu. Perché Ganondorf è blu? E suona l'organo? Perché suona l'organo? Porca miseria. Pazzito. Piano. Stai lì. No, occhio perché atterro ogni tanto. Allora, se mi faccio colpire mi stordisce. Ok. Allora, lui salta. No. Forse devo provare a colpire con qualcos'altro. Io so che Ganondorf in teoria è... subisce le frecce. Giusto? No, mi stordisce. Posso provarci con le frecce? Anche se non le sto usando però. Ma mi stordisce ancora. Mi stordisce? Perché? Ok, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Ora che siamo in 3. Oh.
Ok, chiaro. Ho capito. Vabbè, ho bevuto. Vai! Dobbiamo sacrificare una per stordirlo. Cioè, una viene colpita e lo stordisce e l'altra va all'attacco. Vai! Ok. Bella, bella, ci sta. Bastardo. Buono. Mi spiace perché ogni tanto prendono dei danni e vabbè. Vai. 3. Perché ci sono i pezzi della Triforza? Qualcosa mi dice che devo allinearli in quel modo? Vai Zelda! Boia! Morto? After defeating Ganon, I expected to rejoice. But not only È was un I still Ganorgano in in a realtà. different world, I had also traveled into the future of that world. With no hope of getting home, I was completely lost in both time and space. But then Link and Zelda told me about the Triforce Ok. that had started all of this. Zelda thanked me for helping to save Hyrule. Prego. Then told me to picture in my heart what I wanted most of all. Link and Zelda held their hands to mine, and something familiar happened. When I opened my eyes, I was falling again. I just hope I land in my own world this time. Ok. Ma ok. Posso dire che la battaglia finale è stata ai livelli del primo Zelda? Nel senso che mi ha lasciato un po' così? Che cacchio di battaglia era? Cioè, per carità, le battaglie contro i boss erano un po'. Cacchio, ragazzi, adesso che ci penso non ho preso il portacuore. Nessuno mi ha dato l'ultimo portacuore. Oh, boh, comunque non ho capito il nesso. Cioè, la trama forse era più semplice. In realtà la trama era semplicissima. Però scusa, non ho capito allora tutto il discorso di Ottavo. Cioè, era un nemico. Sì, però ce l'aveva con Ganon. C'era il futuro. Allora, cioè, il mondo distrutto era il futuro. E noi abbiamo distrutto Ganondorf. Ganon era quello nel futuro. Però era distrutto. Il passato era. Non ho capito. Se fosse possibile che qualcuno di voi magari ci ha capito qualcosa, mi faccia sapere perché non ho capito. Più che altro è successo anche tutto così in fretta. Cioè, boh, è arrivato al finale, fa. Ah sì, ok, bla bla bla. Abbiamo distrutto, non mi ha dato una soddisfazione neanche a me quello. Però niente, non so come tornare nel mio mondo. Poi abbiamo unito le mani e sono tornato nel mio mondo. Ok. Ora puoi giocare nei panni di Octavo. Vabbè. Scegli Ode a Octavo nello schermo e seleziona la modalità. Ci siamo messo 17 minuti e 2485 passi, questo? Con 0 game over. Ah, ecco, mi dice 52 game over ho fatto. Va bene, ok. Sì, all'inizio è stato un po' demoralizzante. Non ci ho capito molto della storia in sé, nel senso che non. Cioè, per carità, non è che era una trama così tanto complicata, intricata, però quello che si è capito era che noi finiamo in questo mondo, che è un altro mondo, probabilmente c'entra con il fatto che sia un feature con Necrodancer. Non conoscendo Necrodancer non so come funziona, quindi magari c'erano dei riferimenti a quell'altro mondo, cioè tipo la tizia bionda potrebbe benissimo essere la tizia di Necrodancer, che magari finisce appunto nel mondo di Zelda, però
e vuole tornare nel suo mondo, quindi prima aiuta loro e poi torna nel suo mondo. Potrebbe essere benissimo quello. Ottavo non so chi sia. Cioè, Ottavo potrebbe benissimo essere o un personaggio di NecroDancer o un personaggio nuovo. Potrebbe benissimo essere uno implementato qua in Cadence of Hyrule che servisse come praticamente eroe del tempo. Non lo so. Se dovessi tornare al mio salvataggio, mi ributta qua. Ok. Va bene, comunque non è finita. Non abbiamo ancora visto i DLC, che se non sbaglio c'era quel DLC del... non so se era un DLC, comunque c'era quella specie di zona con il... Oddio, lo Skull Kid. Non so se avete presente tutto il villaggio c'era. Ecco, anche quella si potrebbe andare a vedere. Ci sono diverse cose da vedere. Quindi per il momento la storia principale è finita qua. Più avanti andremo a vedere anche il resto. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto perché era molto particolare. E mi è piaciuto come particolarità. E poi vabbè, le musiche, raga, le musiche mi hanno spiazzato. Veramente belle. A me piacciono i rhythm game, soprattutto quando sono fatti bene. Che proprio qua c'era il tempismo della canzone. C'era il tempismo mentre colpivi. Tempismo dei nemici, era tutto fatto a ritmo ed era bellissimo. Purtroppo ci sono certi giochi ritmici che fanno abbastanza cagare perché non seguono il ritmo. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre con Cadence of Hyrule, qui da Nanolf è tutto. Ciao a tutti.